Carichetti ospita oggi il Parlamento della Legalità Internazionale con Mannino, ma si parlerà anche di Don Tonino Bello, delle sue opere. Un uomo che ha fatto tanto, è un uomo che ha lasciato un segno indelebile. L'occasione di oggi è propizia proprio per affrontare il tema della legalità, grazie al Parlamento della Legalità, al professore Mannino, alla professoressa Zambuto, agli istituti scolastici del territorio. Saranno presenti tanti giovani alunni che affronteranno questo tema. È sempre un tema molto attuale che bisogna sviluppare e coltivare giorno dopo giorno. Quando si parla di legalità, lo sappiamo, dalla parte pubblica insomma c'è il rispetto delle regole, c'è anche il ricordo di tante persone come Saette Levatino qui a Canicattì, che hanno perso la vita appunto per una società migliore e naturalmente senza favorire gruppi criminali. Nella azione quotidiana, lo abbiamo sempre detto, l'amministrazione deve ispirarsi a questi principi. Ognuno di noi nel nostro comportamento, nelle nostre azioni, nella nostra attività deve tenere come punto di riferimento il rispetto delle regole. Canicattì è sempre stata luogo nel quale nella città si è sempre discusso e affrontato il tema della legalità. Oggi rappresenta appunto un'altra occasione, dopo la settimana della legalità, dopo tanti eventi che vengono organizzati, per parlare di uomini che hanno dato la propria vita per far sì che vengano rispettate le regole e venga fatto della legalità, del rispetto delle regole, la propria ragione di vita. E Don Tonino Bello è il simbolo credibile della vera legalità. Noi siamo quelli che portiamo una speranza avendo visto i morti. Sai benissimo cosa vuol dire strage del 92. Cosa vuol dire 18 marzo dell'89 quando io conobbi Paolo Borsellino, e da allora poi col giudice Caponnetto abbiamo sperato di ridare voce a Paolo con quello slogan: dobbiamo fare di tutto per sostituire al puzzo del compromesso il fresco profumo di libertà, e lo stiamo facendo alla luce, nella forza e nel coraggio di dire da quale parte si sta, con la bella figura di Don Tonino Bello che io ho approfondito per anni durante gli studi a Roma, facendo una pubblicazione oggi che ha uno slogan profeticamente scomodi, che è l'identità di chi non ha un prezzo, ha il coraggio di strappare la maschera dell'apparire sul volto di chi pensa di fare l'antimafia delle passerelle e invece poi la sera fa pure patti col diavolo. Profeticamente scomodo è l'uomo che alla carta d'identità preferisce la dignità. È colui che non sa dare fazzoletti per piangere, ma previene dando coraggio, forza e speranza. E allora essere oggi qui a Canicattì per rendere omaggio a un'altra figura profeticamente scomoda come Rosario Livatino ci vede impegnati nel dire fortemente e in maniera anche decisa che nessuna notte potrà essere ancora così lunga da impedire al giorno di ritornare, perché c'è un pizzico di mafioso che vive dentro ogni cuore di un uomo quando uno mette l'orgoglio, la cattiveria, l'egoismo, la prepotenza e l'arroganza. E allora, se realmente vogliamo essere credibili, proprio per prendere la frase di Rosario, noi dobbiamo essere liberi, veri, autentici, profeti di un'alba nuova ed essere felicemente scomodi, perché chi annuncia la verità è scomodo, perché verità e giustizia si incontreranno, dice un brano del Vangelo, e noi vogliamo essere non uomini di passerella, ma semplicemente ambasciatori di una cultura di speranza, e vedo che lo stiamo facendo, perché dopo questo incontro qui a Canicattì saremo a Montecitorio, e dopo Montecitorio ci attende San Giovanni Rotondo, e poi ci attende la scuola della Polizia di Stato a Peschiera del Garda, e poi ci attende anche il circolo ufficiale dell'esercito con il nostro generale dell'esercito Giuseppe Nicola Tota, e poi anche a Roma saremo al San Silvestre al Quirinale. E quindi questo messaggio di speranza e di vita non può che farci comprendere che c'è una dignità che non va calpestata. Sì, noi siamo fortemente nella provincia di Agrigento, anche se siamo cittadini onorari di Ravanusa, siamo orgogliosi di aver ricevuto questa honoris Vicenza, e noi siamo alla terza tappa per presentare Profeticamente Scomodi. È una collana dove Nicolò Mannino mette dentro quello che è il bello della vita, quello che diceva Don Tonino Bello, scoprire anche i talenti dell'alunno, dello studente, dei giovani, perché noi interagiamo e agiamo nelle scuole, dove che noi siamo presenti con le ambasciate del Parlamento della Legalità in tutta Italia, anche
a livello internazionale, perché sbarcheremo al Cairo grazie a una comunità gestita dal presidente degli egiziani in Italia, che è Basem, e lo ringraziamo per questo, per questa opportunità che ci sta dando per andare a scoprire nuovi percorsi. E noi porteremo il nostro messaggio. Cosa sappiamo fare di bello? La comunicazione, l'integrazione tra l'uno e l'altro, che è importante portare il messaggio positivo, che sono quelli i valori della vita incisi nella Costituzione italiana, sono la regola della vita di ognuno di noi. Ma soprattutto noi vogliamo proiettare un messaggio di libertà e non essere, diciamo, coinvolti in quelle che sono le false ideologie che in questo momento si propinano nella mente dei nostri giovani, surrogati che li allontanano diciamo da quelli che sono gli alti valori della vita. Oggi si conclude il tour del Parlamento della Legalità in due paesi molto molto, diciamo, forti all'interno della nostra provincia, e ci hanno accolti sia il sindaco D'Angelo di Ravanusa e sia il sindaco di Ventura di Canicattì, per completare il nostro tour della legalità della gioia. Oggi il nostro incontro vuole essere un grido di speranza, un grido di amore, un grido di solidarietà contro ogni surrogato di violenza e subcultura mafiosa.